Ora sì. Ok, ciao a tutti. Mi raccomando, io tolgo a tutti quanti il microfono, ma nel caso fatemi la cortesia di chiudere o non parlare, perché io appena li vedo tolgo tutti il microfono, però poi mi raccomando. Ok, Carlo, buona lezione. Dunque, riprendiamo il discorso della volta scorsa. Anche questa volta vi ho preparato 10 mani, sempre con i giochi da tu. È sempre con la 4-4, con il fit 4-4, perlomeno qualcuno ha avuto un incidente, ha giocato qualcosa di diverso, però tutti i contratti dovevano arrivare lì dove avete il fit 4-4. Perché? Perché le mani con il fit 4-4 sono quelle più complicate, perché se non avete tutte le prese di battuta, l'azione di taglio delle mani deve essere molto molto ben misurata. Allora, Aspetta, Carlo, un attimo, devo disattivare un altro, corri, vai. Scusami. adesso vedremo fra poco che le prime mani sono abbastanza semplici, poi cominceranno ad essere un po' complicate. E allora, vediamo un po'. Cominciamo la mano numero 1, nord apre un picche, est dichiara passo, sud dichiara due fiori, passo, nord dichiara due cuori. Ecco, adesso qui non innamoratevi troppo delle carte. Allora, con queste carte qui, uno che ha detto due fiori, se due fiori è già forzante al mancio, avete finta cuori, con queste carte si dice quattro cuori, che vuol dire, guarda che ho detto due fiori con 12, 13, non di più, in modo da non invogliare il compagno ad andare a slam. Insomma, comunque, certo, se il compagno è più forte, voi avete detto di avere l'apertura, di avere le fiori, di avere anche le cuori, quindi quattro cuori si dichiara con quelle carte. Ovviamente Nord non ha nessun elemento per riaprire e si accontenta. Bene, e vediamo un po' come va in gioco. Attacco normale, re di quattro. Allora, l'operazione da fare sempre, sempre, sempre è questa. Contate le prese che avete a disposizione. Allora, quindi avete quattro in A2, avete asso e dama fante, quindi problemi in A2 non dovreste averne. Avete quattro prese a cuori, più due prese a picche, e sono sei, più due prese a fiori, e sono otto, e una a quadri, nove. Manca una presa per fare 10. Ora, quando vi manca una presa, che cosa significa? Che per poter fare, se non avete, o dovete affrancare qualcosa, oppure dovete tagliare, dovete utilizzare gli attu per tagliare. Quindi, ora qui, se voi dovete fare un taglio, basta un solo taglio per arrivare a 10. La domanda è, che cosa tagliate? Se vedete, avete asso terzo di quadri per tre cartine. Allora, la cosa è più semplice questa, è più conveniente tagliare una fiori in mano oppure eventualmente una picche al morto? È tutto qui. E la risposta dovrebbe essere automatica, la cosa più banale del mondo è tagliare una fiori in mano. Quindi la mano base è sud, cioè sud è la mano che controlla le attu. E Nord è la mano, anche pur essendo la mano più forte, quella del dichiarante, diventa la mano operaia, quella che deve occuparsi del taglio. Ora, attenzione, l'errore che non deve essere commesso in questa mano è questo. Quello di, dice, ho bisogno, devo fare un solo taglio e batto due giri di attù. Questo è un errore, sarebbe un errore micidiale. E qualcuno l'ha commesso. Perché? Perché se trovate gli attu 4-1, adesso voi vi trovate nei pasticci. Perché adesso, vedete, dovete fare il taglio a fiori. Vediamo, mettiamo che giocate asso di fiori oppure asso di fiori e fiori taglio. E adesso come fate a togliere gli attu degli avversari? Vedete che avete fante di cuori, però? E fante di cuori adesso non ve lo potete mangiare. State bassi. Adesso che succede? Adesso succede che molto probabilmente per andare a morto giocate ai picchi, vi beccate sul taglio, quello vi va e è andato sotto. Quindi qui non bisognava, dovete fare un taglio, fatelo subito. Non dovete farvi spaventare dagli attu 4-1. Allora, fin dall'inizio, questa è un'operazione semplice. Avete deciso qual è la mano base, avete deciso qual è il taglio da fare e lo fate subito. Guardate, si fa asso di fiori. Piccola fiori taglio, senza correre nessun rischio. E adesso battete gli attu. Adesso re di cuori. Fate
tante di cuori, e vedete, il fatto che ci siano la 4-0 non mi spaventa affatto. Adesso giocate ancora a cuori, battete anche l'asso di cuori e voi le 10 prese le avete già fatte, perché adesso incassate ancora il re di fiori e asso re di picche e fine. Quindi vedete, la mano non era difficile. Per andare sotto bisogna che ci mettiate tutta la buona volontà, cioè battere due giri di atù all'inizio era un errore, perché con la 4-1 vi siete messi nei pasticci. Mano numero 2. Adesso vediamo, è stato di un senza. Asso, ovest dichiara due fiori, est dichiara due picche, e qui alcuni, soprattutto le coppie non affiatate, si sono trovati nei pasticci, perché c'è per qualcuno la dichiarazione tre picche forzante e per altri invece semplicemente invitante. Ora è chiaro che qui è questo il classico incidente che può capitare, le coppie non affiatate. Se per uno una cosa è forzante perché magari vuole andare a slam e l'altro non lo capisce e addirittura dichiara passo, ecco, qui finisce che invece di giocare slam giocate anche giocate semplicemente un parziale. Quindi essere d'accordo con il compagno. Se dichiarare dopo due fiori, due picche, dite tre picche, che è forzante, più forte di quattro, tutto va bene. Altrimenti vuol dire che se non siete d'accordo dovete inventarvi qualcos'altro. Quindi o cominciare a fare subito le pupille o chiedere agli assi, cioè, insomma, io capisco che ci sono delle difficoltà. Certo che chi dichiara due picche, tre picche forzante, adesso dall'altra parte comincerà a fare le pupille, dichiara quattro fiori, passo di là, dirà quattro quadri. E vedete, tutto fila liscio, adesso una parte o dall'altra, questo dichiara quattro cuori, come vedete, adesso quest'altro può dichiarare quattro senza, lo può fare l'uno o l'altro, vedete che non c'è nulla, di qua dichiara cinque fiori che ha tre assi e si arriva a giocare sei picche. Dunque, sì, tutte le state. Adesso vediamo cosa succede in questa mano. Attacco re di fiori. Come nella mano precedente, prima operazione, contiamo le prese che abbiamo a disposizione. Come vedete, a picche le abbiamo tutte più alte, quindi abbiamo quattro prese di picche. A cuori, certo, se ne sono tre, tre potremmo fare quattro prese di cuori, ma intanto noi diamo per certo che facciamo tre prese di cuori, asso e dama, e siamo a sette. Due quadri sono nove e una fiori 10. Certo, se le cuori sono divise potremmo arrivare a 11, ma e se non sono divise, come si fa a fare in questo contratto? Abbiamo bisogno di fare due tagli, perché abbiamo solo 10 prese. E che cosa tagliamo? Guardate bene, cos'è che si può tagliare? Qual è la mano base? Perché la cosa più semplice, vedete, è quella di tagliare due quadri al morto. È quella di tagliare due quadri al morto. Avete tutti gli atù maggiori, quindi i problemi non ci dovrebbero essere. Quindi l'operazione è semplice. Guardate, si prende con l'asso di fiori. Ma attenzione, anche qui dobbiamo fare due tagli. Noi dobbiamo preoccuparci di questo, dobbiamo fare due tagli a quadri. Ma poi dobbiamo anche venire in mano, cioè dobbiamo adesso facciamo quadri, quadri, quadri taglio. Poi dobbiamo venire in mano, poi fare un altro taglio a quadri. Poi dobbiamo rivenire in mano per occuparci degli atù che hanno gli avversari. Perché non possiamo battere le attue adesso. Sì, al massimo ne potremmo battere una, vediamo, ecco, una non ci compromette nulla, ma adesso dobbiamo assolutamente occuparci di fare i tagli. Allora, subito, quadri, quadri e quadri taglio. E guardate, attenzione, tagliate pure alto per andare, per non correre rischi. Venite in mano con i re di cuori. Tagliate l'altra quadri, tagliatela pure alta, non più. E adesso battete gli atù. Ora, se trovate, vedete, il fatto di trovare gli atù 4-1 non vi preoccupa affatto. Anzi, adesso, se addirittura trovate le cuori divise o gli avversari dovessero sbagliare, fate addirittura la sulle re. In questo caso qui non sbagliano e voi consegnate, incassate le cuori, ma fate 12 prese. E vedete, non era difficile fare 12 prese, bastava stabilire qual era la mano base e poi adoperarsi a fare le prese. Cioè, nel momento in cui uno stabilisce qual è la mano base, sa che l'altra mano, quella operaia, è quella che deve fare i tagli.
oppure potete stabilire qual è la mano operaia e automaticamente dopo sapete qual è la mano base. Vedete, le prime due mani erano semplici, adesso cominciano quelle un pochino più complicate. E vediamo. Vediamo questa mano qui. Sud apre i fiori, ovest dichiara passo, nord dichiara un cuore, est dichiara passo. E con queste carte qui che si dichiara, sud dichiara, è classica mano da fare re, e si dichiara due picche. Devo dire mano forte, con almeno la quinta di fiori e la quarta di picche. Ora, con le carte di nord, vedete, a fronte di una mano forte, ora, ecco qui, in questo caso qui, 3 deve essere considerato più forte di 4. Per dire al compagno, guarda che non sono proprio poveri, altrimenti avrebbe, avendo sia le cuori che le picche, altrimenti avrebbe chiuso a 4 picche. E vedete, con questo incoraggiamento, ora Sud può anche prendere iniziativa. Come vedete, adesso, che cosa vuol dire? Ha i controlli dappertutto, può chiedere gli assi, tutto più si ferma a 5, 4 senza, chiede gli assi, dall'altra parte gli risponde 5 cuori, che ne ha 2, e vedete che adesso diventa abbastanza automatico andare a 6 picche. Mettiamo che qui l'attacco sia dama di quadri. Allora, la volta scorsa io vi ho detto una cosa importante, che era questa. Insomma, quando No, scusa, ho tolto l'audio. Ogni tanto entra qualcuno con l'audio. Scusa, Carlo, vai. Allora, proseguo. Allora, Sì. la volta scorsa ho detto una cosa che è abbastanza che è importante. Normalmente la mano base è quella che ha anche che ha a fianco al semilungo di affrancamento. Ve la ricordate? Cioè, se uno sa, vuol dire che avendo il semilungo di affrancamento, per affrancarlo deve tagliare la mano di fronte, e allora automaticamente la mano base è quella che sarà. Ma in questo caso qui, guardate, il seme di fiori è già affrancato, non c'è nulla da tagliare al morto. Cioè, vedete, il seme di fiori è già franco, quindi che cosa taglia morto? Niente. La mano base in questo caso è nord. Perché? Perché intanto io conto le prese, ne ho 4 a picche, 6 a fiori fanno 10 e una a quadri 11. Certo, potrei fare l'Ampas di cuori, l'Espa di cuori, sperare di indovinare o di trovare la donna ben messa oppure l'asso ben messo, ma non è necessario. Perché? Perché questa mano qui basta semplicemente tagliare una quadri in mano, io sono già arrivato a 12. La mano base è il nord, è il morto. Perché? Perché il gioco corretto è questo, si fa semplicemente asso di quadri e quadri taglio e dopodiché si battono le attù e si faranno 6 prese di fiori, 4 prese di picche e 2 prese di quadri e sono 12 prese. L'unico accorgimento che dovete adottare in questa mano, oltre a quello di tagliarla qua, è di tagliarla quasi con un onore. Perché? Per prendere una precauzione contro il rischio della 4-1 in attù. Perché se voi tagliate con la piccola, vi succede questo incidente qui. Guardate. Che adesso trovate 10 quarti di picche e non sapete come fare per mandare, perché non avete ingressi al morto. Il problema è che la mano base è morta, ma non ha ingressi. Vedete, adesso come facciamo a battere 10 di picche? Quindi questa mano qui bisogna tagliarla a quadri e poi bisogna tagliare con un numero di picche. Se le picche sono divise funziona tutto benissimo, non ci sono problemi. Quindi qui si taglia con onore, spesso si batte dama di picche, tanto se sono divise tutto funziona bene, fante di picche. Ma se per caso c'era 4-1, come in questo caso, vedete, adesso si gioca piccola picche e si passa a 9. Si batte l'asso di picche, su cui si scartano i cuori, e adesso si procede a incassare i fiori, e sono 12 prese. Quindi, ripeto, la mano base, in genere, quella che accompagna anche il seme lungo di affrancamento, ma non quando il seme è già franco, quindi non avete nulla da tagliare. Mano numero 4. Vediamo qui. Adesso qui cominciano le mani un po' dolorose per qualcuno, perché molti non sono riusciti a trovare il giusto contratto in questa mano. Allora, Ovest con quelle carte c'è, è normale aprire un cuore. Certo, avete una mano forte, una tricolore, però non c'è nulla di meglio in questa mano se non aprire un cuore. Nord,
ovviamente dichiara due quadri di intervento e tocca est, che si dichiara con le carte di est. È normalissimo a dire due cuori, cioè non avete la forza per dire qualcosa di diverso, per dire contro, fare contro, perché con quelle carte si dice normalmente due cuori. Ma attenzione, ciò non toglie che se l'apertura è forte. Ora, guardate, quando uno cambia seme, dopo aver avuto l'appoggio di compagno, è forzante. Non occorre qui sollecitare cosa genere. Guardate, in questo modo qui, due picche, è naturale e forzante. Sono le cuori e le picche. Cioè, il compagno non può dire passo. Il compagno tutto più può correggere a cuori se non gli vanno bene le picche. Oppure appoggiare le picche, come in questo caso. Vedete, può anche appoggiare le picche, tre picche o quattro picche. E vedete che qui adesso Ovest, che ha il voto di quadri, e qui e sa che può giocare tranquillamente anche a picche con la 4-4. E infatti molti hanno dichiarato, alcuni hanno dichiarato 6 picche in questa mano. 6 cuori non si fanno, ma 6 picche sì. E vediamo come. Qual è la mano base in questa mano? Contiamo le prese. A picche siete a posto, ne fate 4. Poi avete due prese di quadri e sono 6. Cioè, scusa, due prese di fiori sono 6, una presa di quadri sono 7. Oh, e beh, a cuori, anche pagando il re di cuori, basta fare quattro prese. Cioè, voi fate quattro prese di picche, quattro prese di cuori anche pagando il re e sono 8, due prese di fiori e sono 10, una presa di quadri 11, basta fare un taglio. Che cosa si taglia? Certamente non dobbiamo tagliare cuori al morto. Facciamo fatica a tagliare fiori, visto che abbiamo asso e quarti, a morto a tre cartine. La cosa più banale è tagliare la quadri, anzi, meglio ancora, approfittatene, tagliate tutte e due le quadri, perché se per caso trovate il re di cuori piazzato dentro, fate sette in questa mano qui. Tutto dipende dove è il re di cuori. E allora, non bisogna mettere l'asso di quadri, qui mettete la piccola e la tagliate. Tagliate pure alto, tranquillo, vedete, avete tutte le attù più alte. Potete andare al morto con l'8, 9, 10 di picche e tagliate ancora un'altra quadri. Tagliatela pure con l'asso. Adesso giocate fando di picche, vedete che la cosa lo rilevate. Il fatto che ci siano gli attù 4-1 non vi importa nulla, perché qui si scartate la fiori. Poi giocate questa, l'ultima picca, e ci buttate via l'altra fiori. Vedete che si è arrivati a questo punto. L'asso di quadri addirittura è diventato una carta inutile. Adesso giocate tranquillamente la parte di cuori. Se vi va bene, le fate tutte. Continuate pure fuori, non è importante. Qui rifiuta, vabbè, pazienza. Allora adesso si farà il fuori di cuori, ma qualsiasi cosa giochi, sono tutte ossa. Se gioca quadri, prendete al morto. Quindi, se gioca fiori, prendete in mano e ritornate tutte le prese. Vedete che non era una, non sono mani difficilissime, basta soltanto riflettere un attimo, e stabilire qual è la mano, anche in questo caso qui, la mano base è est, è morto, perché nel sud non ha nulla. Vedete, chi è che può fare dei tagli? La cosa più ovvia è ovest che può fare dei tagli, può fare due tagli, uno o due tagli a quadri. Mano numero 5. Ecco, adesso cominciamo con quelle un pochino, sono quelle mani simmetriche che io mi diverto a mettere ogni tanto, ma è per farvi capire bene la questione della mano base. Allora, nord apre due quadri, est dichiara passo, sud dichiara un cuori, nord dichiara un picche. Come vedete, sud adesso dichiara la tre picche o quattro picche, diciamo che in un caso o nell'altro, diciamo che si arriva a quattro picche. Bene, adesso ovest tocca ovest, attaccare, diciamo che attacca a fiori. Contate, guardate questa mano qui, classica, no? Qual è la mano base? In questo caso qui, vedete, avete la 6-1 a cuori e avete la 6-1 a quadri. Sembra indifferente. Avete la 4-4 a picche, come vedete, questa è la classica mano. Come si gioca per fare 10 prese? La risposta è: dovete decidere qual è la mano base e poi utilizzare la mano di fronte, cioè la mano operaia, per fare i tagli del seme lungo che accompagna la mano base. Vedete, allora, qui, dato che le carte sono equivalenti, dovete decidere fin dall'inizio, vi piace di più tagliare le cuori in mano
oppure tagliare le quadri al morto. Dato che indifferenti, vi faccio vedere che sia l'uno o l'altro vanno bene lo stesso, però c'è una cosa da dire: tutto dipende da dove prendete adesso a fiori. Cioè, se prendete con il re di fiori, vuol dire che avete deciso che la mano base è la vostra, che avete conservato in ingresso, quindi dovete tagliarvi le quadri. Guardate, prendete con l'asso di quadri, fate quadri taglio. Adesso battete re di picche, asso di picche. Così togliete un po' di altura degli avversari. Vedete? Adesso tagliate un'altra quadri. Guardate un po' cosa succede. Vedete? Non sono ancora franche le quadri, però la mano base ha due atturi, gli avversari ne hanno una e non solo. Adesso il gigante riesce a venire in mano con l'asso di fiori che ha conservato fin dall'inizio, cede la quadra agli avversari e vedete, gli avversari possono incassare al massimo, adesso faranno una presa di picche e nulla di più. Perché? Perché il gigante, come vedete, adesso ha tutto buono e questa mano si fa in 11 prese. Se per caso... E dice, torniamo indietro e mettiamola dall'altra parte. Avete visto che ho preso al morto con le fiori. Potevo anche prendere in mano, diciamo, dichiaro quattro picche. Invece di affrancare le prese dalla mano, posso affrancare il morto. Vediamo, attacco fiori. Ecco, decido di prendere in mano. Benissimo, allora vuol dire che la mano base è il morto. E Nord, il dichiarante, è diventata mano operaia, ha deciso di prendere in mano, deve occuparsi a tagliarle fuori, quindi fa cuori. Asso di cuori e cuori taglio. Ora va al morto, asso di picche e picche per andare al morto. Vedete che se trova le cuori divise in questa mano qui, se ne fanno sei, paga una più che e basta. Non le trova divise, non ha importanza, vedete, adesso taglia. Anche se becchi su taglio non gli succede assolutamente nulla. Perché vediamo, va, questo può su tagliare, ma che qua vedete che adesso io il sud c'ha sempre due atturi. Adesso basta dare un altro colpo. Adesso mettiamo che questo giochi, che so, quadri. Gigante prende, va al morto con il re di fiori. Gioca cuori, gli avversari prendono e poi reclama tutte le prese. Perché le cuori sono buone e a tu non ce ne sono più. Quindi vedete, o in un caso o nell'altro si fanno 11 prese questa mano. Basta non commettere però l'errore di prenderla da una parte e utilizzare quella come mano base perché, non ma perché mancano gli ingressi. Infatti qualcuno è andato sotto proprio perché ha fatto questo errore qui. Preservare gli ingressi alla mano base. Mano numero 6. Vediamo, est apre un fiori, sud dichiara passo, ovest dichiara un quadri, nord dichiara passo, est anche qui due picche ci sta tutto. Classica mano da revers, dall'altra parte dichiara tre picche che è più forte di quattro. E anche qui, come vedete adesso, qui può chiedere gli assi, quattro senza, eccetera, e si arriva a giocare a sei picche. Dall'altra parte risponde cinque picche, che vuol dire due assi più la dama di attù. E come vedete qui, si arriva a sei picche. Dunque, supponiamo che qui attacchi a tu. Come si gioca questa mano adesso? Come dite, problemi qui che non dovresti averne. Anche qui, qual è mano base? Perché qual è il seme da affrancare? Perché dove fate le prese? Dovete affrancare un seme. Potreste tagliare un paio di fiori al morto, ma non vi basta. Mentre invece vedete quanto è più semplice immaginare di affrancare le quadri. Perché avete il re in mano, avete l'asso al morto. Se le quadri sono tutte tre, basta fare anche un solo taglio. Se necessario, basta fare due tagli a quadri, ma facendo due tagli a quadri, praticamente affrancate il seme e siete in grado di poter fare due tagli. Certo, il problema di questa mano è questo però, che se decidete come è giusto che la mano base deve essere ovest, perché ovest sarà il seme lungo da affrancare, che è quello di quadri, e quindi est deve fare i tagli delle quadri, il problema di ovest è che gli mancano gli ingressi. Cioè, vediamo un po', giocando normalmente, che cosa succede? Che uno adesso, diciamo, prende, gioca re di quadri. Adesso sembra normale, uno che cosa può fare? Giocare picche per il morto.
Adesso scopre che le picche sono divise. Bene, ma adesso deve tagliare le quadri. E qui taglia. Adesso c'è un problema. Come si fa ad andare al morto? Perché bisogna tagliare un'altra quadria. Adesso uno gioca a su di fiori e fiori per andare al morto. Oh, bella. Però fra poco resterà senza la tour. Quindi questa non è la strada giusta. Che cosa si può fare in questa mano qui? Nord, cioè ovest, ha bisogno di un altro ingresso. E come si fa a farglielo fare? Bisogna inventarsi qualche cosa. Bisogna, questa mano qui, dopo aver fatto il re di quadri, guardate, Mefisto l'ha scritto, bisogna giocare di mano la dama di cuori. Non ha importanza chi è il re di cuori, ma io facendo questo gioco creo un ingresso in più al morto. Allora, vediamo un po', questo qui prende. Se fosse stato Nord a prendere lo stesso, ma vediamo che cosa può giocare. Mettiamo che giochi ancora, questo l'ho preso e li gioca ancora a picche. Benissimo, io adesso prendo in mano. Poi, anzi, meglio ancora, posso prendere il morto, perché tanto la cosa non è che mi fa, con le picche divise 3-2, la questione non mi fa assolutamente nessun fastidio. Ecco, vedete, sono al morto. Taglio la quadri, la posso tagliare con la piccola. Ora guardate, vado al morto finalmente con un infante di cuori, perché me lo sono creato questo ingresso in più. Taglio ancora la piccola quadri con l'infante di cuori. Adesso le quadri sono tutte franche. Posso anche giocare, guardate, per divertirmi, l'asso di cuori lo taglio al morto, batto la dama di picche per togliere l'ultima tour che hanno gli avversari, e adesso reclamo tutte le prese, perché le tre quadri sono buone e l'ultima presa a fiori va e appannaggio dell'asse. Quindi, come vedete, è importante giocare la dama di cuori per crearsi un ingresso in più. E dice, ma se per caso me lo lisciano, la cosa diventa ancora più semplice, perché se fatta la presa, se per caso mi lisciano la donna di cuori, adesso non ho più bisogno di fare tutte quante, posso anche cedere una presa di quadri. Vediamo, se la donna di cuori me la dovessero lisciare, vediamo un po'. Era solo per la curiosità, no? Perché dice, vediamo, se per caso non me la prendono, va bene, uguale, non cambia niente più. Mi sa fa. Vedete, non pago più la cuori. Adesso posso tranquillamente giocare a donna di picche, taglio la quadri. Ecco, vedete, adesso gioco tranquillamente picche. E adesso gioco passo di quadri, se sono divise ne faccio 7, altrimenti cedo una quadri e basta, e non si pagano più prese, perché la cuori non l'ho più pagata. Le quadri sono buone e adesso la fiori e la cuori sono appannaggio dell'asso di cuori e l'asso di fiori. Va bene? Mano numero 7. Dunque, vediamo un po' a questa mano. Allora, Sud apre un fiori, ovest dichiara passo, nord dichiara un cuori, est dichiara passo, sud dichiara un picche, passo, e nord, con quelle carte è normale dichiarare quattro picche. Fa l'apertura, ma nulla, non ha abilità di slam ovviamente. Vediamo un po' questa mano qui, perché qui tutto dipende anche un po' dall'attacco. Speriamo che attacchino a cuori. Ecco, adesso cerchiamo di fare il ragionamento insieme. Guardate, in questa mano qui, voi avete una perdente di quadri. Cuori non dovreste avere problemi, perché basta che ve li tagliate. Avete asso secondo, però è quarto. Fiori lo stesso, avete adesso una parte della sua quarta data, ve le potreste tagliare. Quindi avete soltanto una perdente di quadri, l'asso, e potete permettervi anche il lusso di pagare due leve in a tu. Attenzione, due leve in a tu, non tre. Ora, non bisogna, come mettiamo che uno prenda, adesso è chiaro che deve cercare di o tagliare le cuori in mano o tagliare il fiore a morto, però per evitare pericoli sarebbe giusto battere due giri a tu, perché a voi bastano due a tu per fare i tagli. Ora però non bisogna commettere questo errore qui, quello di fare asso di picche e picche per la donna
Perché succede che se per caso Ovest ha il fante terzi, prende con il re, batte anche il fante e voi guardate il disastro. Avevamo detto che ci servivano due a tu per tagliare, adesso siamo rimasti con una tu soltanto, in mano e una tu soltanto al morto. E questa non è la strada. La strada giusta è, bisogna però battere le picche, ma non bisogna battere l'asso. E allora, qual è la mano base in questa mano qui? Punto di domanda. Ah, questa è curiosa perché vi spiego subito. Voi dovete battere, partite da questo, potete fare mano base, o il mano o il nord, non ha importanza, una delle due. La cosa importante è che però che dovete cominciare a battere a tu, ma dovete battere a tu senza battere l'asso, cioè dovete giocare la piccola verso la donna. E poi eventualmente al secondo giro battete l'asso in modo di avere in mano il controllo della situazione. Avete tolto di mezzo 4 a 2 agli avversari e adesso vi restano le 2 a 2 per poter fare i tagli o a cuori al morto o a fiori in mano. Quindi dovete partire di picche dal morto. E come si fa a partire di picche al morto? Se voi prendete con l'asso di cuori, dopo dovete andare al morto. Con che ci andate? Con l'essere sbagliato. Questa mano bisogna prendere con il re di cuori. E giocare piccola picche. Guardate un po' cosa succede. Mettiamo che questo qui prenda. Adesso vediamo un po'. Ha preso perché il re di picche era messo male. Adesso vediamo che cosa può fare questo qui. Adesso, se per caso gioca ancora cuori, guardate, io prendo con l'asso. Adesso devo finalmente battere l'asso di picche. Vedete, ho tolto le picche. Adesso della picche che hanno gli avversari non mi importa più nulla. Io ho le a tu per tagliare le due cuori. Se mi sultagliano non mi succede nulla, sultagliano con la loro moneta. Quindi vedete, se mi sultagliano, mettiamo che questo non sultagli, bene, io adesso vado al morto con l'asso di fiori e taglio ancora l'ultima cuore. Vedete, non mi succede nulla, questo qui se mi sultaglia farà il fante di picche, poi farà l'asso di quadri e nulla di più. Se per caso non taglia, benissimo, adesso sono nella posizione per giocare quadri. Vedete, questo può prendere, battere il fante di picche, ma nulla di più. Vedete, il contratto è salvo, perché ha fatto, adesso reclamo tutte le prese. Le quadre sono buone, eccetera. Ma torniamo indietro, indietro, perché che succede se per caso, vedete che io, nel momento in cui ho preso con il re di cuori, ho deciso che la mano base era sud. Sembra, eh? È così, perché erano uguali, fare decidere l'uno o l'altro. Ma vediamo che cosa succede se per caso, dopo aver giocato piccola cuori per la donna, cioè piccola picche per la donna, vediamo un po' che cosa succede se questo prende e invece di giocare cuori, gioca picche. Oibò, adesso devo consumare l'asso. E adesso si è creato un problema, perché non riesco più a tagliare le due cuori. Ma chi se ne importa? Perché adesso io ero partito con l'idea di fare la mano base sud e adesso cambio idea. Visto che mi ha giocato picche, la mano base è nord. Ora è sud che si occupa. Cioè, scusate, mentre prima mi preoccupavo la mano base era nord, dovevo tagliare due cuori, adesso rovescio, adesso mi taglio le due fiori al morto. Ho fatto una presa con l'asso di picche e adesso mi affranco le due fiori. Cioè, taglio le due fiori, scusate. Metto i fiori. E fiori taglio, rientro in mano con l'asso di cuori, e fiori taglio, e adesso finalmente gioco quadri, gli avversari faranno il loro asso di quadri, faranno la tua, ma poi reclamo le prese. Quindi, come detto, a seconda anche del gioco degli avversari, però sono in condizioni di poter fare in modo che può vincere sia sud se è mano base, sia nord come mano base. Mano numero 8. Adesso cominciano quelle dure, eh? Dunque, vediamo un po'. Ovest dichiara passo, nord apre un cuori, est dichiara contro, sud dichiara passo. Che cosa si dichiara con le carte di Ovest? Ora, quelli che hanno detto picche è troppo poco. Avete 10 punti. Compagno aperto, non dovete aver timore, con quelle carte si dichiarano due picche, non un picche, se ne dichiarano due. E dice: ma c'ho solo la quarta.
Ho capito, ma avete 10 punti. Il vostro compagno siete passati, quindi il vostro compagno sa che dovete dire al vostro compagno che avete una decina di punti. È solo l'unico modo per adesso se, perché se dite un picche e poi finisce lì che giocate soltanto per partire alla picche. Quando ne dite due, è vero che adesso Est non è che abbia un granché, però, come dite, se uno vuol spingere la mano, siamo alle ultime. E questa mano qui, sapendo che Ovest ha detto due picche, che tra l'altro potrebbe anche venire dalla quinta, ecco, se per caso uno la spinge, fra poco vedrete che questo quattro picche è un bellissimo quattro picche, non è facile, ma attacco re di cuore. Come si fa questa mano? Attenzione perché adesso le ultime tre sono mani abbastanza complicate. Dunque, qual è la mano? Adesso noi sappiamo una cosa, che è Nord ha aperto. Dopo questo attacco, presumibilmente sarà re dama fante, quindi re dama quindi di cuori, aperto di un cuore. L'asso di quadri sarà praticamente al 100%, perché altrimenti non avrebbe l'apertura, è quasi impossibile trovare. Certo, può anche essere che magari aperto leggerino e l'asso di quadri lo troviamo in sud, ma diamo per scontato che l'asso di quadri ce l'ha a nord. Ora, questa mano qui, chi avete di perdenti? Una cuori. Una quadri e con le picche divise una picche. Avete solo tre perdenti. Il problema è fare le 10 prese. Dove le fate le 10 prese? Perché qui avete, anche supponendo le picche divise, avete tre prese di picche, tre prese di fiori sono 6, una presa di cuori 7, una presa di quadri 8. Diciamo che una l'abbiamo per scontata perché l'asso di quadri è in nord, e arriviamo a 8. Dobbiamo fare due tagli. E qual è la mano base? Perché dobbiamo fare o due tagli in mano o due tagli al morto. Che cosa tagliamo in mano? Beh, la risposta dovremmo tagliare due quadri. Bene, oppure se no, cosa tagliamo al morto? Beh, dobbiamo tagliare due cuori. Ora vediamo un po' che cosa succede. Quelli che hanno, mettiamo che hanno, prendono a cuori. Sud adesso gli schiaffa il 9 per dare il conto. Dunque, vediamo un po'. Se noi vogliamo tagliare due quadri, che cosa possiamo fare? Perché dobbiamo venire in mano. Speriamo di venire in mano con il re di picche e di giocare quadri. Oh, guardate un po' che cosa succede. Nord prende con l'asso. Ha visto il 9, adesso gioca la dama di cuori. E poi gioca ancora cuori, perché sai che il suo compagno sta al dubbio perché adesso ha la possibilità di tagliare. E guardate che il nostro contratto è andato in ramengo, perché adesso pagheremo il fante di picche e pagheremo anche un'altra picca a morto. E dice, ma e allora bisognava battere due a tu? Sì, proviamo a battere due a tu, invece di battere un giro solo di picche, ne battiamo due per evitare questi incidenti. Allora, battiamo l'asso di picche. Guardate, non preoccupatevi, ho messo 10 per non cambia nulla. E poi batto re di picche. Adesso gioco quadri. Nord prende. Sa che il compagno non può più tagliare cuore, però batte la terza giro di picche. E adesso noi siamo nei pasticci. Perché volevamo fare due tagli, ma abbiamo una tu sola. E non arriviamo più a fare più di 9 prese. Ma allora, qual è il problema? Il problema è che non possiamo giocare, cioè non possiamo prendere il morto come mano base e tagliare le due quadri, non lo possiamo fare. Questo è il problema. Dobbiamo assolutamente tagliare due cuori al morto. Quella è la mano base, è proprio quella del dichiarante. Il dichiarante deve tagliare due cuori al morto. Allora, contratto è quattro picche, ma come fa a tagliare due cuori al morto? La risposta è lisciando la prima cuori. Perché se io prendo la seconda volta, è chiaro, e batto lì a tu, mi succede come prima, batto lì a tu. E poi il Nord, quando prende, mi batte il terzo giro di cuori. Invece guardate un po' che cosa è successo adesso. Ho lisciato la prima cuori, questo torna a cuori. Ora posso battere asso re di picche. E finalmente mi taglio le due cuori al morto. Cuori e la taglio. Anche se il sud dovesse avere la picca per la sua taglia, non mi succede nulla. Vedete, vengo in mano con la fiori.
mi taglio ancora la fuori, vengo ancora in mano con il re di fiori e guardate, la mano, diciamo, di complemento, no, la mano operaia ha fatto il suo lavoro e adesso basta giocare picche, nei quadri. Nord c'ha l'asso di quadri e può fare l'asso di quadri, la donna di picche e null'altro. Diciamo che prende, gioca ancora cuori, non ci sono più problemi, qui si taglia e poi a tu non ce ne sa. C'è ancora una tua in giro, benissimo. Incasso il re di quadri, incasso la corona di fiori, Nord taglierà, ma tutta taglia, ma allora riesco a fare la presa con il 9 di picche. Bene, mano numero 9. La mano numero 9 è quella che ha fatto impazzire un po'. Chi ha chiamato? Michel. Michel ha chiamato questo bellissimo slam. Gliela vorrei far giocare. Dunque, vediamo un po'. Non dà più in fiori, c'è una manona col voto a quadri, però non c'è nulla di meglio. Allora, vediamo. Un fiore. Subito dichiaro ovviamente un cuore. Nord, chiaramente con l'asso e la dama di quadri nulla gli costa di due quadri e adesso tocca a Nord. Chi si dichiara con quelle carte lì per banco? Nord c'ha una manona, c'ha il fitto a cuori. Quindi adesso vedete che qui diventa anche un po', qui è una mano complicata. Vediamo un po', ho seguito Michel come il suo compagno ha dichiarato due picche. Non lo so, può essere d'accordo o meno. Se è forzante perché ha fatto revers, adesso Sud ha dichiarato, lo ha appoggiato a quadri, a fiori, potrebbe dire tre fiori, oppure se non ricordo male, Michele ha detto tre quadri per dire che aveva un po' di punti. A fronte del revers, avendo 9 punti, ci sta. Nord ovviamente ha dichiarato tre cuori. Non era molto chiaro secondo me se aveva l'appoggio quarto o meno, comunque fatto sta che loro sono arrivati fino adesso. Sud ha dichiarato 4 fiori e Nord ha dichiarato 6 cuori. Beh, così è stata da Michel, vero? Non lo so comunque se era chiarissimo, però diciamo che alcuni hanno detto chi ha chiamato questo a 6? Adesso il problema è farlo. Attacco normale e asso di quadri. Come? Si fa a fare questa mano. Guardatela bene. A prima vista sembra una passeggiata, perché vedete, tagliamo la quadri, battiamole a tu, poi anche trovando le fiori 4-1, oppure le picche 3-3, cioè qui, questa mano qui potremmo addirittura farne 7. Quindi è normale qui tagliare. Ora, se io vi chiedessi qual è la mano base qui, voi non ci crederete, ma la mano base è sud. Gioco forza è sud, perché vedete, l'attacco ha già costretto Nord a fare il taglio. Quindi c'è poco da fare. Nord che ha fatto il taglio è diventata mano operaia. La mano più lunga in natura è sud. E sud è quello che deve tenere, gestire bene la tua. Ora, è normale battere asso di cuori, perché se con le cuori divise questa mano si rischia addirittura di farne 7. La cosa diventa complicatissima dopo aver battuto il re di cuori perché si scopre che chi ha preso 2 quadri ha anche la quarta di cuori. E adesso nascono i problemi in questa mano. Come si fa a fare questo contratto? Sapendo che dobbiamo pagare una presa a cuori. Ora, quelli che hanno giocato, non so, per esempio, ho visto, io non l'ho seguita bene, Lusso ha giocato fiori e fiori. Ha visto che le fiori sono divise, però a questo punto che si fa? Cioè, vedete, non posso battere la donna di cuori perché perdo il controllo degli atù. Diciamo che ha giocato fiori, ma qui può tagliare. Guardate un po' che cosa. Anzi, scusa, se taglia regala la mano. Ma vediamo che sul terzo giro di fiori questo scarta picche, che è il controgioco più cattivo di tutti. Ora, come si fa a fare la mano? Adesso potremmo, se noi cerchiamo di venire in mano con la picche, ci becchiamo il taglio. E questo continua quadri, ci costringe a tagliare al morto. E guardate un po', qualsiasi carta nera io giochi,
mi becco un altro taglio. E anche se poco fiori per buttare via la quaglia, qui mi fa un altro taglio. E vado sotto. Come si fa? Come si può? Vedete che giocare fiori. Se io gioco fiori, fiori, questo mi scarta picche e sono nei pasticci. C'è un unico modo per fare questa mano. Costringere, ovest, a tagliare, ma io non devo perdere il controllo degli altri. E allora, invece di giocare a re di fiori e asso di fiori, guardate cosa bisogna fare. Bisogna giocare re di fiori e dama di fiori. Fatto questo, adesso gioco ancora fiori. Ora che cosa fa ovest? Se ovest taglia, qualsiasi cosa faccia, mettiamo che giochi quadri, io taglio al morto, ho l'ingresso di dama di picche, batto le a tu, le fiori sono buone e reclamo tutte le prese. Ma ovest naturalmente non ha alcun interesse a tagliare, diciamo che scarta picche. Ma adesso che facciamo? Beh, qui adesso le cose semplici, siamo in mano, giochiamo quadri, la tagliamo e giochiamo una fiori franca per buttare via l'ultima quadri. Questo può tagliare, ma nessuno ci impedisce di reclamare tutte le altre prese. Perché adesso gioca quadri, come vedete. Io la taglio, scusa, taglio di piccolo ovviamente. Batto la donna di cuori e reclamo tutte le prese. Mano difficile era questa. Mano numero 10, invece. Dunque, vediamo questa. Est apre un fiori, sud dichiara passo, ovest dichiara un cuori, nord passo, est dichiara un picche, passo, oh bella, che si dichiara con le carte di ovest? Beh, c'è chi è partito per la tangente, ha chiesto gli assi, buonasera, e poi sono arrivati a sei picche. C'è chi ha fatto il quarto colore forzante per poi dare l'appoggio a picche. Vedete, tutte le strade sono buone, no? Certo che l'ovest che ha quel po' di carte con il compagno che ha aperto, avendo il fitto quarto, è normale, ma infatti molti sono arrivati fino a sei picche. Io adesso per accelerare, ecco, vediamo un po' che cosa succede in questa mano con l'attacco cuori. L'ultima mano ve l'ho messa un po' più semplice. In realtà avevo messo una mano talmente complicata che poi all'ultimo minuto ho deciso di toglierla e l'ho sostituita con questa, che dovrebbe essere più alla vostra portata. Contate le prese. 4 a picche, più 3 a cuori fanno 7, più 2 a quadri 9 e 1 a fiori 10. Dovete fare 12 prese, cioè dovete fare 2 tagli. Qual è la cosa più normale? Fare due tagli a fiori. Quindi la mano base è est, e la operaia che deve fare i due tagli a fiori è ovest. Quindi si prende e attenzione, non si battono le a due. È vero che vi bastano due a due per tagliare, ma dovete cedere la presa a fiori. Fatelo subito, asso di fiori e fiori. Diciamo che Nord prende qualsiasi cosa giochi, vedete. Che giochi a tu o che giochi ancora a cuori, vedete, supponiamo che giochi a tu, vedete, voi prendete con il re, tagliatela a fiori, tagliatela pure con i 10 o con l'asso di a tu, venite in mano con la cuori, tagliate l'altra fiori con l'asso di a tu. Bene, la mano operaia ha fatto il suo lavoro, adesso la mano base si occupa di togliere le tute degli avversari, anche trovandole tutte sulla stessa mano, non crea nessun problema. Vedete qui. E adesso si reclamano tutte le prese del morto. Fine. Questa mano hanno giocato tutti sei picche. Come? In questa mano hanno giocato tutti sei picche. E le hanno fatte tutti? Sì, No. questa doveva essere un po' più facile. La mano 9 era la più difficile, diciamo, no? Era molto difficile. Anche la 8 e la 7, diciamo che ce n'erano alcune difficili. Comunque, il principio è questo: sempre contate le prese. Se, quando dovete fare i tagli, decidete dove fare i tagli.
e poi alla mano base di preservare tutti gli ingressi possibili che potete alla mano base. Ciao a tutti, arrivederci. Ciao Carlo, grazie. Ciao. Ci vediamo. Ciao. Ciao a tutti. Ok. Chiudo la radio. Chiudo, termino la riunione. Ok.